Popolo di YouTube, mi sono master in versione Padovan. Dai, non molliamo, ragazzi. Non molliamo un cazzo. Dai. Allora, partita soffertissima. Partita che sembrava mettersi male, che si era messa male, ragazzi, ma molto male. Non solo perché sono andati in vantaggio, vabbè, anche in maniera rocambolesca, con quell'autogol di Donnarumma, che non ci poteva neanche fare tanto, secondo me. Cioè, alla fine la palla rimbalza sul palo e poi gli va sulla schiena e entra. È sfortuna del rimpallo, ragazzi. Che poi, tra l'altro, il secondo autogol che fa, perché l'altro, se vi ricordate, era contro la Feralpi Salò, che gli è arrivata la pallonata sulla schiena. Adesso non mi ricordo chi è che l'aveva tirata, Pellagatti, forse. Vabbè, quindi, diciamo, un po' sfortunato il nostro portiere. Però, detto questo, il vantaggio della Pro Patria nel primo tempo era strameritato. Ci hanno preso a pallonate. Noi abbiamo fatto una bella azione. Con Germano, se non sbaglio, abbiamo preso anche il palo, ma poi basta. Ne hanno giocato solo loro, noi qualche ripartenza, ma cioè, ci sono state delle occasioni grandissime per la Pro Patria e se andavano anche sul 2-0 non c'era niente da dire. Fortuna ha voluto che comunque abbiamo tamponato, hanno sbagliato loro il gol. Nel secondo tempo entriamo e piano piano iniziamo a carburare, ma quando c'è la svolta, ragazzi? Quando Pavanel fa i cambi. Perché questa volta Pavanel ha azzeccato perfettamente i cambi. Su tutti, Bifulco, ragazzi. Bifulco, ma anche Saber, secondo me. Cambio azzeccato. È entrato molto bene. Infatti, Saber gli do un bel 6,5. Bifulco, per me, è l'uomo partita, ragazzi. Cioè, a parte il gol, saltava sempre l'uomo sulla sinistra. Ha preso anche un palo, tra l'altro. Ancora, abbiamo preso anche. Abbiamo preso tre pali, mi pare, nella partita. Sì. No, quindi Bifulco uomo partita, a parte dopo che ci ha fatto gioire all'89esimo con un gol pazzesco, però da quando è entrato la partita cambia, il Padova che fa la partita, il Padova che schiaccia la Pro Patria nella sua metà campo ed è il Padova che inizia a creare, anche Ronaldo ne giova perché anche lui un po' sottotono, però diciamo che lo faccio arrivare a una sufficienza, qualcosa in più della sufficienza, 6-6 più. Grazie a quel meraviglioso assist sull'inserimento di Kirwan. Kirwan mi è piaciuto. Soprattutto in fase di spinta, voi sapete che in fase difensiva non mi piace. Ha dei limiti e si vede chiaramente. Ogni tanto si imbambola, però in fase offensiva, ragazzi, ha anche un buon piede. Si sa inserire a centimetri. Abbiamo dimostrato qua con questo bellissimo cross di Ronaldo sul secondo palo, che sai, anche come arma in corso lo puoi mettere volendo. Comunque la fascia destra ha funzionato molto meglio, secondo me, rispetto alla sinistra. Ho visto un Curcio molto timido, che sbaglia tanto in impostazione, e non è la prima volta che ve lo dico. Ultimamente è calato, gli do un 5. La difesa non mi è piaciuta, ve lo dico già. Si sente l'assenza di Monaco. Monaco è il nostro leader indiscusso della difesa, con quella sua stazza fisica è enorme. Il nostro Monaco, ma è anche molto bravo in difesa. E Pellagatti oggi, soprattutto, è andato molto in difficoltà. Ieti non mi è dispiaciuto, però. Non è la stessa cosa, secondo me. Cioè, senza Monaco la nostra difesa è più deconcentrata, concede di più. Quindi diciamo che Monaco è un giocatore tanto importante. Non mi è piaciuto della Latta, un fantasma, secondo me non si è mai visto. Jelinic, vi dirò. Cioè, ci mette tutta l'anima del mondo, però a volte non incide, ragazzi. A volte gli manca la tecnica e si vede in questa partita. Non mi è piaciuto tanto. Non mi è piaciuto neanche Nicastro, se devo essere onesto. Mi è piaciuto Chiricò. Non l'abbiamo visto tanto fare azioni personali perché c'era poco spazio. Ci hanno pressato bene, ci hanno incartato bene. Poi dalla parte di Chiricò abbiamo anche fatto più fatica, però ha dialogato molto bene con i compagni, qualche tocco di prima, ha alzato molto più la testa del solito. Questo giocatore secondo me è il migliore in questo momento. Secondo me è ancora meglio di Ronaldo, perché Ronaldo lo vedete va un po' a corrente alternata, a volte c'è, a volte non c'è, a volte sparisce, a volte si estranea, poi è un po' lento, poi come piede forse è il migliore di tutti, però. Oggi vedete è stato un po' così così, quindi Chiricò, buonissima partita, un voto 6,5. Ragazzi, poi io. Vabbè, vi dico anche il voto di Pavanel e poi vorrei dire una cosa. Allora, ti do 6,5 comunque, Pavanel, perché coi cambi l'hai risolta, non l'hai preparata bene, però coi cambi e cambio modulo anche, perché sei passato da 4-3-3 a 4-2-3-1, col cambio modulo le cose sono iniziate a cambiare in meglio. Poi Bifulco, come ho detto, è un cambio azzeccatissimo.
sono stato contento di questa vittoria. Comunque il Padova in casa va detto che, a parte, vabbè, col sul Tirol che hai pareggiato 0-0, e ecco, forse col Seregno, ecco, forse lì un po' da rimpiangere, cioè, però in casa comunque ha sempre tutto sommato fatto bene, ho ottenuto il risultato. Però vorrei dirti una cosa, il tuo è un voto 6,5, ma ti do una piccola noticina di demerito, caro Pavanel, perché tu non puoi andare in conferenza stampa e dire che abbiamo fatto un bel primo tempo. Ma come fai a dire una cosa del genere? Cioè, io ho visto un primo tempo che ci hanno bombardato e come ho detto prima, dobbiamo ringraziare il cielo che non sono andati sul 2-0, perché veramente ci sono andati a tanto così, eh. La squadra non c'era, non ha giocato, dietro deconcentrati, in avanti il contropiede ha funzionato poco perché ci hanno comunque incartato bene, come dicevo prima. E niente, insomma, poi come dicevo prima, la nostra catena di destra ha funzionato meglio, soprattutto nel secondo tempo con Chirico Kirwan. A sinistra abbiamo fatto più fatica, però, caro Pavanel, non dire ste minchiate in conferenza, ti prego, perché a volte dici delle cose che anche quando ti hanno fatto la contestazione, non lo so, cioè, a volte mi sembra che tu vivi in un altro pianeta, Pavanel, ti dico solo questo. Poi sono contento, hai dimostrato che comunque, come allenatore, sì, devi migliorare, però avresti anche delle potenzialità. E niente, poi ragazzi, parliamo di Sud Tirol un attimo. Sud Tirol che ha vinto ancora contro Legnago. Questi non si fermano più. Questi le vincono tutte. Cioè, adesso sono a più 5, poi andranno forse a più 8 con l'altro recupero, ragazzi. È duro andarli a riprendere. Tu devi fare del tuo meglio, cerca di vincerle tutte, e poi non è detto che li riprendi. Cerca di vincere il più possibile, Pavanel. Ragazzi, cercate di vincere il più possibile, perché sennò noi ci abbiamo altro questi qua. E anzi, probabilmente anche se le vinci tutte non li riprendi più, perché questi non sbagliano un colpo, gol non lo prendono mai. E sì, spesso vincono di misura, stavolta no, hanno vinto 2-0, però niente, ragazzi, è tosta, è tosta. Vabbè, dai, diamo del nostro meglio. Intanto portiamoci a casa questa vittoria importantissima e difficilissima. E adesso pensiamo alla prossima, ragazzi. Dai, iscrivetevi al mio canale YouTube se volete. Se volete, mettete mi piace. Seguitemi su Instagram, sempre Forza Bianco Scudati. Ciao!